Ma come vi è venuto in mente sto fatto del ritiro spirituale, Uber mi ha raccontato tutto. E allora? È un'idea di Elisa, per stare un po' da sola con Paolo. Sola per la prima volta. Perché Elisa vuole stare sola con Paolo? No, amore, vuole stare sola perché devono fare certi giochini, devono leggere delle cose, favole, capito? Poi disegna, lei si mette con la matita e non ti preoccupare, eh? Tu non starai mai da sola, papà. Ricordati che con te ci sarà sempre tuo padre. Pure se stai con qualcuno da gira, dietro a te c'è sempre papà, sempre. Mo dove stanno? Non te lo posso dire, altrimenti Elisa non mi verrà più vedere. Voglio di spacca a capi, capito o no? Che faccio, lo vado a dire a Uber? Che faccio? Va bene, ti accompagno. Aspetta un attimo. Ehi, Caroline. Amore, stasera farò un po' più tardi. Se speriamo di non fare tardi noi. Cosa? No, dico, no, non ti preoccupare. Insomma, speriamo che non fai tardi. Scusami, adesso devo andare, amore, perché mi si scuoce la pasta. Eh sì, ciao. Vabbè, ciao. Giù! Che ci fai ancora qui? Tuo compagno mi ha scritto una lettera di amore. A te? Una lettera d'amore? Te la leggo? Sì, grazie. Sei pronta? In questo vino c'è tutto Carolina. Lei è una donna sincera, amabile, sofisticata, ma senza solfiti. Una donna che ti fa girare la testa. Come si dice, nell'acqua si vede il volto, ma nel vino si vede passare il cuore di un altro. E in questo vino c'è il cuore immenso di una donna a cui non rinuncerei mai. Non faccia lo stesso errore. Eccoli, devono essere loro. Oh, mannaggia. Fermi, polizia! Paoli. Ma che ci fate qui? Oh! Il ritiro spirituale è finito, soprattutto per te. E non dire manco una parola, perché sennò ti arresto per occupazione abusiva e suolo pubblico. Smonta la tenda, forza. Vai, smonta. Ma perché l'hai portato qui? Scusa, o l'ho portato qui o lo diceva tuo padre? Aspetta. E con Paolo? Com'è andata? È che non so se è la persona giusta. Lo sai come dice papà. La persona giusta ti guarda come se ti aspettasse da sempre e ti tiene come se non dovesse vederti mai più. Vado ad aiutarli. Aspetta. Dai, forza pure tu, forza. Manuela, diventerà te. Che ci fai qui? No, niente, volevo solo vedere come stava Andrea. Papà, ho fame, voglio la pasta al pomodoro. Sì, te la faccio con tanto parmigiano, eh? Che fai, ti fermi con noi? Ok. Eccoli qua. E come mai è finito così in fretta questo ritiro spirituale? No, perché quelle lo sono andato a fare in un santuario speciale, capito? Dicono il rosario è più veloce, fanno solo Ave Maria, tante grazie, ci sentiamo. Ci danno la mano, Ci danno la mano, sì. È stato bellissimo. Pregare con Paolino ti apre il cuore. Vabbè, adesso andiamo, dai. Ma allora gliel'hai detto che ti piace? Veramente no. E perché no? Perché sono troppo piccolo. Non sarebbe mai con uno come me.
Magari tra un paio d'anni, si aspetto. Ma quando mai, Paolino, non c'entra niente. Se c'è l'amore c'è tutto, non devi avere paura. Ah, però tu puoi averla. Io? Che c'entro io, scusa? Io non posso aver paura di amare Elisa. Tu invece puoi aver paura di fare un figlio con la mamma. Qual è la differenza? E come qual è la differenza, Paolino? Te lo devo spiegare io. C'è una differenza enorme. La differenza è che... Non c'è nessuna differenza. La verità è che siamo due caghe sotto. Anzi, una differenza c'è. Io posso aspettare Elisa per farla felice. Tu no. Non puoi aspettare con la mamma. Ciao, amore. Scusa il ritardo. Che succede? Dove sono i ragazzi? Allora, quello che succede è che io ti devo chiedere scusa, perché io non voglio più essere un cagasotto, io non voglio più avere paura. Ho capito che questo bambino mi manterrà giovane pure fino a 80 anni, che darà nuova vita pure a un vecchierello come me. Insomma, io ho capito che questo piccolo vicequestore aggiunto, io lo voglio fare adesso. Amore, amore, Bastianich. Dove sta? Non lo ah, c'è. Telefono. No, grazie alla tua lettera d'amore. Mi hai riproposto i 2 milioni di euro. Veramente? Ho accettato. Certo, hai fatto buono. Solo che nei prossimi 12 mesi non avrò tanto tempo per pensare a un figlio, ecco. Ah. Ti dispiace? No. No, non fa niente, non fa niente. Dai, aspettiamo... Un po'. È il momento giusto, quando tu sei più libera, diciamo. Grazie. Arrivederci. Hai visto? È la moglie di Paron, è appena venuta a confermare l'alibi del marito per l'aggressione ad Adele. E tu le credi? Vince dietro la morte di Mari che l'aggressione di Adele, c'è sempre la stessa persona. Fidati, ne sono sicura. Ma no, tu ne sei sicura? Ma io come faccio ad accusare Paron? Non tengo manca una prova. Scusa, e mo dove stai andando? A cercarti una prova. Che gli è successo? È stata avvelenata. Sicuramente ha bevuto l'acqua inquinata da Paron. Che sei venuto a fare? Paron dice che non ha fatto niente a tuo sorello. Né adesso né 17 anni fa. Dice che menti. E per l'omicidio di Marika? Il maggior sospettato è l'ex. Marika non sarebbe mai tornata da quell'uomo. Come fai a dirlo? Tu torneresti dall'uomo che voleva farti prostituire.
Comunque, senza prove concrete, mio fratello non lo farà processare. Vicino alla grotta dove è stata uccisa, c'erano delle impronte di un uomo che correva. Per me sono quelle di Paron. Magari erano le impronte di Marika. Le donne hanno un bacino più ampio e le porta a fare una corsa più di frequenza e meno di forza. Invece quelle erano impronte di uno che correva di forza e con poca frequenza. Oltre che a parlare, so anche leggere, no? Che ci va lui qua? Vorrei far rianalizzare la scena del crimine. Ma no, ma che sei impazzita? Forse lui ci può aiutare a capire se Paron era qui. Tu volevi una prova, no? Sì, Emanuele, facciamo finta che non ho sentito, eh? Aspetta, aspetta, Vince. Nathan è sopravvissuto nel bosco fin da quando era bambino. Sì. Di sicuro avrà sviluppato delle doti particolari. Ma sicuramente. E quindi questo che vuol dire? Facciamo parlare con gli animali come a San Francesco? Vediamo se qualche animale ha visto qualcosa. Non so, chiediamo se il camoscio viene a testimoniare, ma no, è... certo che no. Allora? Però lui è abituato fin da bambino a vivere cacciando. Di sicuro saprà riconoscere ogni impronta, ogni traccia. E ya, che ti costa provare? Uffa. Stavo così bene a Napoli. Marika correva, scappava da qualcuno che la inseguiva. Marika era qui. Da qui ha iniziato a scappare a piedi. Ha ragione, Vincent. Ci sono le impronte del suo cavallo. Poi forse è arrivato qualcuno, ci ha litigato ed è scappata via, verso la grotta. Sì, ma qualcuno chi, però? Questo stava vicino alla grotta dove hanno ammazzato Marika. E allora? E allora hai guardato che cos'è? L'hai visto bene? Io so che tu li usi questi. Qua sopra ci sono le tue impronte digitali, sicuramente. Tu stavi nella grotta con Marika. A te Marika piaceva. Tu l'aiutavi con la roba dell'acqua inquinata. Stando insieme a lei, piano piano hai cominciato a sperare in qualche cosa di più. E Adele se n'è accorta. Guarda qua. Vedi sto libro? Questi sono appunti. Con la tua calligrafia. E allora? L'aiutavo, non ci vedo niente di male. Ah, non ci vedi niente di male. Però Adele non era d'accordo. Adele era contraria a questa cosa. E quando ti è venuto a chiedere spiegazioni su questa roba, tu che hai fatto hai aggredito pure lei. Non vuoi parlare? Non parlare, non c'è problema. Ecco qua. Parla la scientifica per te. Sai cosa ci dicono? Che sui vestiti di Marika c'è il tuo DNA. Io?
Io non... Hai ammazzato quella ragazza nella grotta come una bestia, tu sei un animale, sì. Non è vero. Io l'amavo. L'amava. Era una ragazzina sotto la tua responsabilità e tu l'hai coltellata. Non volevo. Ciao, Marika. Ehi. Senti, grazie per avermi aiutato per questa cosa dell'acqua. Ehi, che fai? Credevo di piacerti. No, ti sbagliavi. Lei voleva denunciarmi. Guarda che posso aiutarti con la messa alla prova. Mi fai schifo! Vuoi trattarmi così? Io sono una brava persona. E non sono come quelle tossiche, prostitute, spacciatrici. Loro nella loro vita non hanno potuto scegliere. Tu invece che cosa hai fatto invece di difendere, di proteggere Marika? Che cosa hai scelto di fare? Ammazzarla. Questa è la tua scelta, brava persona. Portatelo via, va. Però non ce l'abbiamo ancora il suo DNA sui vestiti di Marika. Ma prima o poi arriva. Lo vedi, ogni tanto fare lo sbirro cattivo serve. Han chiamato dall'ospedale. Ha delle sveglia. Siete mancate tante. Anche tu. Ragazze, aspettate giù, arrivo. Tuo fratello mi ha detto di quello che ti ha fatto Paron. Mi dispiace. Gli uomini sono così. Proviamo a cambiarli da migliaia di anni, ma... è per questo che noi siamo più intelligenti, perché dobbiamo sopravvivere. Mirko non deve sapere niente. Sono contento che stai bene. Amore mio. Vado da papà. Mi ha offerto un lavoro. No, Mirko. No. Perché non dovrei? Mamma, me l'hai tenuto lontano per troppo tempo. E mio padre. Mi dispiace. Mirko. Marika aveva ragione a non avere paura di te. Grazie. Senza di te non avremmo mai preso l'assassino di Marika. Tua sorella si è ripresa. È tornata a casa. E allora? Pensavo volessi vederla. Magari potresti aiutarla con suo figlio. A fare che? A tenerlo lontano da suo padre. Tua sorella ha bisogno di te. Sono io che non ho bisogno di lei.
Che cosa posso fare per te oggi? Puoi pulire le stalle. Certo. Vengo spesso qua da mia moglie, ma non so cosa dirle. Allora le faccio ascoltare la sua canzone preferita. Quindi anche tu hai i parenti qua? Mm-hmm. Grazie. So che i servizi sociali sono stati da te e tu non hai detto niente. Mia moglie diceva sempre che al mondo ci sono persone buone. Io non le credevo. Ma forse è vero. Let me.